Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Ebbene, è arrivato l'Election Day, si vota per il referendum sulla giustizia e in quasi 1000 comuni italiani per il rinnovo del sindaco. Vi diamo qualche dato per quanto riguarda l'affluenza nei 28 comuni toscani dove si vota per le amministrative. Oggi alle 12 complessivamente l'affluenza è stata del 16,6% contro il 17,61% delle precedenti consultazioni. È quanto si legge sul sito del Ministero dell'Interno, in particolare in provincia di Arezzo. A Monte San Savino l'affluenza è stata di 14,75%, a Rignano, che è l'unico comune del Fiorentino dove si vota, l'affluenza è stata del 17,98%, poi abbiamo il Grossetano, Accompagnatico del 21,24%, in provincia di Livorno e Campo nell'Elba l'affluenza del 17,68%, a Lucca circa il 14,60%, in provincia di Massa Carrara ad Aulla il 19,58%, a Carrara 17,14%, a Pistoia 17,02% e infine in provincia di Siena a Montalcino il 14,83%. Ma sentiamo il servizio di Alessio Poggioni. È arrivato l'Election Day in cui gli italiani sono chiamati ad esprimersi sui 5 quesiti del referendum sulla giustizia e a scegliere il proprio sindaco in un migliaio di comuni italiani. Si vota in un'unica giornata dalle 7 la mattina alle 23. A chiusura dei seggi partirà lo spoglio del referendum e soltanto dalle 14 di lunedì quello per le comunali. In totale saranno circa 9 milioni i cittadini che potranno scegliere il proprio sindaco per i prossimi 5 anni. In Toscana si vota in 28 comuni in tutte le province tranne Prato. 5 di questi comuni superano i 15 abitanti, Camaiore, Lucca, Carrara, Pistoia e Quarrata. In questi enti, nel caso in cui nessun candidato superi il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 26 giugno. Negli altri 23 comuni, invece, chi raggiunge la maggioranza delle preferenze diviene automaticamente sindaco. In Toscana anche 2 capoluoghi al voto, Lucca e Pistoia. Nella città di Giacomo Puccini si sfideranno 7 candidati. Il 49enne Mario Pardini del centrodestra tenterà di sfilare il comune governato negli ultimi anni dal Partito Democratico, che a sua volta candidato in un'ampia coalizione Francesco Raspini, 39 anni, già assessore della giunta uscente. C'è anche un candidato del terzo polo, ovvero Italia Viva, Calenda e Più Europa, che sostengono Alberto Veronesi. Presenti anche 2 candidati delle frange più distanti di destra e sinistra, Fabio Barzanti, che si è presentato 5 anni fa con Casa Pound, e Aldo Gottardo, sostenuto da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e alcune liste ambientaliste. Infine Andrea Colombini, che porta avanti le battaglie dei movimenti No Green Pass e Io Apro e il civico Elvio Cecchini. Come si evince dalla platea, in caso di ballottaggio molto dipenderà da come si orienteranno i partiti di centro, logica che peraltro vale anche a Pistoia, dove i candidati sono addirittura 9. Qui l'uscente è Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia, che 5 anni fa ha strappato il comune a 70 anni di sinistra al governo. Oggi si ricandida sfidato da una larghissima coalizione che sostiene Federica Fratoni, già assessore e consigliere regionale del PD e sostenuta tra gli altri dal Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Alla sua sinistra anche un candidato dei movimenti ecologisti, Francesco Branchetti. Jacopo Vespignani, membro di Azione di Calenda e per un paio d'anni consigliere di maggioranza del sindaco Tomasi, si presenta come candidato del polo centrista, mentre il Partito Comunista ha scelto Roberto Bardi. Ci sono poi i candidati di Italexit e Movimento 3V, rispettivamente Carla Breschi e Alessia Balia, Luca Sforzi per i Liberisti Italiani e infine Samuela Breschi con la lista civica Onda Etica. A livello nazionale anche alcune sfide importanti come quella di L'Aquila, Genova, Palermo e Verona, ma anche Parma, Como, Rieti, Taranto e Padova, solo per citarne alcune. Un banco di prova per i partiti che in qualche modo si misurano anche sul referendum della giustizia. Le diverse posizioni in campo hanno spinto i cittadini a scegliere per il sì, con il quale viene abrogata la legge oggetto del quesito, o per il no. Anche in caso di vittoria del sì, tuttavia, i referendum sono validi soltanto se si reca alle urne più della metà degli aventi diritto. I temi oggetto dei quesiti sono quelli inerenti alla giustizia. Si va dall'abolizione di parte della legge Severino sulla incandidabilità dei condannati per reati gravi alla separazione delle carriere dei magistrati, dalle norme per i giudici per candidarsi al CSM, all'abolizione della custodia cautelare per reiterazione del reato, infine la valutazione dell'operato dei magistrati da parte dei membri laici. Nota di servizio, per votare non è previsto l'obbligo di mascherina, che però resta fortemente raccomandata, così come sta alla responsabilità degli elettori non recarsi ai seggi in caso di temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.
E grazie Alessio Poggioni per aver riassunto quello che accade nella giornata di oggi. Ovviamente domani saremo in diretta per raccontarvi quello che è lo spoglio elettorale e i risultati. Cambiamo argomento, andiamo a Firenze, in prognosi riservata all'ospedale di Careggi, uno dei due uomini rimasti feriti nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad una sparatoria all'interno di un palazzo in via Baracca a Firenze. Ferito in modo più lieve l'altra persona, portata sempre all'ospedale di Careggi, e da una prima ricostruzione i due feriti hanno esploso all'indirizzo l'uno dell'altro colpi di arma da fuoco mentre si trovavano sulle scale condominiali di uno stabile proprio appunto in via Baracca. Al momento gli inquirenti mantengono uno stretto riservo sull'accaduto, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il pubblico ministero di turno. Le due persone rimaste ferite sono già conosciute alle forze dell'ordine, in particolare si spiega ora dai carabinieri, il più anziano dei due ha 72 anni, si trovava agli arresti domiciliari, l'altro di 52 anni non risulta fosse residente nel palazzo dove è avvenuta la sparatoria. E restiamo sempre a Firenze perché il 24 giugno è in programma la finale del calcio storico fiorentino dove in campo in piazza Santa Croce si sfideranno i rossi contro gli azzurri. Noi in questo servizio abbiamo riassunto le due semifinali che si sono appunto concluse ieri il servizio. Non si era messa bene la partita per gli azzurri, rimasti con due calcianti in meno dopo pochi minuti a causa delle espulsioni di Galli e Burani, protagonisti di colpi non consentiti, e a rendere le cose più complicate si è aggiunto l'infortunio di Iervolino. Ma si sa, il calcio storico fiorentino riserva sempre qualche sorpresa e gli azzurri hanno chiuso la semifinale battendo i bianchi per 2-1 grazie alla super parata di Bastiani negli ultimi secondi della partita. Ieri la seconda semifinale è stata vinta dai rossi contro i verdi per 5-1. Le prime 4 sono state segnate nei primi 20 minuti. Ora ci aspetta un gran finale il 24 giugno, festa del patrono San Giovanni Battista, fra rossi e azzurri, con i calcianti di Santa Maria Novella decisi a fare filotto. Nel 2018 vinsero contro i verdi e nel 2019 contro i bianchi. Una partita tutta da vedere e da raccontare ancora su Toscana TV. E adesso la nostra Chiara Valentini ci racconta di 116 progetti imprenditoriali il servizio. La startup che corregge l'inquinamento con le piante, la moneta virtuale per disincentivare il turismo di massa e portare i visitatori nei luoghi meno conosciuti, il software che legge le emozioni di un potenziale cliente, ma anche l'applicazione per gli amanti del camper, i capi di moda con messaggi motivazionali. Sono alcuni dei 116 progetti imprenditoriali candidati al premio Primavera d'Impresa 2022, concorso senza scopo di lucro organizzato dalla cooperativa Crisis, rivolto a micro, piccole e medie imprese di tutti i settori merceologici, che siano riuscite, introducendo modifiche sul mercato e nel proprio sistema produttivo, a raggiungere una maggiore competitività. L'evento conclusivo di Primavera d'Impresa si svolgerà il 14 e il 15 giugno al Palazzo Congressi di Piazza Adua a Firenze e in quell'occasione verranno premiate con un voucher turistico le prime 3 aziende che si sono distinte per azioni che hanno garantito un maggior sviluppo e un nuovo approccio del business a vantaggio della comunità. Molti nella 2 giorni gli incontri business to business tra le aziende e dibattiti sul futuro del mondo imprenditoriale. Emerge una fotografia di impresa che ha molta voglia di rinascere, infatti il payoff di quest'anno è rinascere dalle idee, di contaminare proprio l'idea di quello con l'altro, l'aiuto tra le start-up e le aziende più strutturate, quindi un bello spaccato di voglia di fare, di crescere e di sviluppare il fatturato, insomma. E ad Anghiari, quindi siamo in provincia d'Arezzo, è stata inaugurata la mostra dedicata all'astrofisica Margherita Hack, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. La stupenda Villa Gennaioli, un'autentica terrazza davanti al borgo di Anghiari, ospita una mostra d'eccezione. Da domenica 12 giugno la mostra dedicata all'astrofisica Margherita Hack, che proprio nel giorno del 12 di giugno avrebbe compiuto i 100 anni. All'assessore Ilaria Lorenzini, perché questa mostra per Margherita Hack?
Perché quest'anno Anghiari l'abbiamo ribattezzato l'anno delle donne, ci sono varie iniziative in corso, ce ne saranno verso la fine dell'anno, in cui avremo particolare attenzione alle donne che hanno fatto la storia del nostro paese. Questa coincidenza con i 100 anni dalla nascita di Margherita Hack ci ha fatto venire in mente che l'omaggio era doveroso e che lo potevamo collegare ad Anghiari. Quindi abbiamo così in qualche modo incastrato il nome del nostro paese col titolo del suo ultimo libro e abbiamo in qualche modo dato un indirizzo a tutti gli artisti che hanno deciso di partecipare a questa mostra, che sono tanti e provenienti da tante parti d'Italia e non solo, gli abbiamo dato l'indicazione di coinvolgere nella visione degli astri, nella visione delle stelle della Margherita Hack, la nostra Anghiari. L'idea è proprio che diventi un centro delle arti questo posto e attualmente viene utilizzata dalla banca come sede delle riunioni del consiglio di amministrazione, quindi è operativo solo un piano e gli altri piani possono essere a disposizione per chi appunto vuol fare qualcosa relativamente a questo settore che appunto è l'arte in generale, insomma, ecco, quindi cominciamo, insomma, dai, bene. E adesso vi parliamo del consorzio per l'acquisto dell'ex stabilimento del Tongo. Pronta l'offerta d'acquisto per lo stabilimento ex del Tongo, 3.900.000 euro il costo dell'operazione che necessiterà di ulteriori minimi dettagli. Si è costituito un consorzio che vede come capofila la Butali S.p.A. che ha presentato ai curatori l'offerta che deciderà i destini di una ex struttura industriale che aveva perso la sua peculiarità dopo il fallimento sancito dal Tribunale di Arezzo 4 anni fa. L'ingegner Alessandro Butali ha confermato l'iniziativa, ma non è andato oltre, visto che ancora il closing deve essere ratificato, ma l'operazione andrà in porto anche perché non ci sono state controfferte. Butali ha acquisito oltre 20.000 metri quadrati dell'area, non dimentichiamo che una parte era già sua. Non è stata un'operazione semplice perché la curatela doveva trattare solo con un soggetto, da qui si è resa necessaria la costituzione di un apposito consorzio che è servito a completare l'operazione. Ancora non si conoscono gli altri soggetti interessati all'operazione, i rumors parlano di una grossa azienda orafa del comune di Civitella e queste non mancano, di un'azienda specializzata nella torrefazione, presente anche se in zona, e di un'attività legata alle slot. Di più ne sapremo nelle prossime ore, visto che tutto dovrà passare anche dal comune di Civitella, che deve ratificare un piano attuativo e verificare che l'80% dell'area resti produttivo. E a Firenze questa sera va in scena lo spettacolo di solidarietà Un fiore per l'Ucraina al Teatro di Castello. Una sorta di contrappunto della bellezza al disastro che la guerra in Ucraina sta provocando, un modo per tenere alta l'attenzione su questi terribili eventi e per far sentire la presenza della nostra comunità anche ai cittadini ucraini giunti sul nostro territorio. Questo è il senso dell'iniziativa di beneficenza Un fiore per l'Ucraina, nelle parole del Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale. Lo spettacolo è organizzato dalle associazioni Altrove Teatro e da Un fiore per la Fortezza, con il patrocinio del Consiglio regionale. Parlato anche con la responsabile del consolato onorario ucraino a Firenze e con Eka, cantautrice ucraina che sarà presente nella serata, e mi hanno raccontato molto di più di quello che sappiamo dall'informazione e dai media e anche di quello che realmente manca. Non hanno acqua, non hanno elettricità, non hanno ovviamente medicinali, gran parte della sanità in Ucraina è stata cancellata, annientata, quindi è importantissimo riuscire a fare qualcosa e questo è il primo scopo. Lo spettacolo si terrà domenica 12 giugno alle ore 20:45 al Teatro di Castello a Firenze. I teatri sono questo, sono luogo dove si rappresenta la vita, si racconta l'essere umano, ma sono anche luoghi di accoglienza e questo vogliamo essere. Lo stesso Teatro di Castello che ci accoglie mette a disposizione la sala e le sue strutture gratuitamente e questi artisti saranno Michele Pecora, che è un cantautore che immagino tutti conoscano, un cantautore italiano che ha scritto delle cose bellissime. Eka, appunto, cantautrice ucraina e sarà riconoscibile dal pubblico ucraino che sarà qui a Firenze, la faremo conoscere anche al pubblico italiano, e poi una band giovane che si sta lanciando nel panorama pop rock italiano, i Mighty Napple, un'altra cantautrice italiana, Silvia Vavolo, e un mago, un giovane prestigiatore che è stato volto di Disney Channel, che è Mattia Boschi.
Ebbene, con questo servizio noi chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.